Amici di Canter, buongiorno e ben ritrovati. Oggi siamo qui per un'intervista a suon di rock. Mai titolo più adatto per parlare insieme a Filippo Rocca. Ciao Filippo. Ciao Elisabetta, buongiorno. Filippo, allora noi oggi siamo qui, siamo all'Ippodromo di Vinovo, ne approfitto di una tua scappata che ogni tanto vieni poco ultimamente a correre a Vinovo per parlare dei tuoi allievi. Voi state spopolando in Italia, in Francia e Svezia, rock, rock, rock. E allora parliamo di questi risultati e di questo vostro investimento coraggioso fatto l'anno scorso partendo proprio dalla Svezia. Sì, diciamo che il capitolo Svezia è nato l'anno scorso corrispondenza del lockdown, essendo l'unico paese appunto che ha continuato a correre, e visto il rapporto di amicizia che ho con Bjørn Goop, ho deciso di inviargli 5 cavalli. E i cavalli sono andati là in quel periodo là, da marzo a maggio, e hanno fatto delle belle cose, per cui da lì è nata un'altra via, diciamo tra virgolette, di fuga dall'Italia, soprattutto per magari i cavalli che qui hanno un programma molto molto limitato, visto appunto la nuova programmazione generale un po' su tutti i fronti, ecco. Balsamini ha fatto delle grandi imprese, ti aspettavi che questa cavalla potesse svilupparsi così bene? Balsamini Fonte è una cavalla appunto che è stata scelta tra le 5 che abbiamo mandato a inizio lockdown l'anno scorso, e insomma è una cavalla su cui fin da inizio carriera ha dimostrato di avere dei mezzi di prima categoria, e andando là è anche maturata con il passaggio di età e ha fatto delle grandi cose, ha vinto quasi 100.000 euro in un anno ed è una cavalla su cui attualmente puntiamo ancora molto, ecco. È rimasta adesso, è tuttora là in Svezia? È andata in Francia 3-4 mesi perché aveva 3-4 corse durante il meeting d'hiver, dove ha ben figurato nel Tiercelini il giorno dell'Amérique, e poi ancora prima su una corsa 2007, e adesso è tornata in Svezia per affrontare la stagione primaverile, corre stasera, rientra e poi sarà diretta al Lille dei 4 anni il giorno delle ritrovate. Parliamo invece della Francia. La Francia, diciamo anche un po', anche lì un po' lo stesso discorso della Svezia, con questo programma qui, soprattutto per nei Gran Premi, nei gruppi 3, i cavalli che non hanno i parametri per i gruppi 1, sei un po' in mano alla sorte, un po' in mano, no, alla fortuna, magari lavori tanto dietro un cavallo e poi ti capitano due volte il numero sfortunato, oltre ad essere i gruppi 3 di un montepremi molto basso, ecco. Per cui io dico, in generale, al di là di Francia o Svezia, bisogna stilare un programma specifico per il cavallo stesso, primo che si adatti alle caratteristiche di quei tracciati lì, soprattutto per la Francia, perché è molto difficile trovare cavalli che si adattano a lunghe distanze a quel tipo di corse lì, e poi ecco, è inutile nascondere che il montepremi in certi tipi di corse, soprattutto quelle normali, perché i nostri gran premi, soprattutto i gruppi 1, sono addirittura più alti di corse di gruppo della Francia, no? Però hanno magari difficoltà i cavalli della categoria C o categoria A, che invece possono avere un grosso bel programma in Francia ed anche in Svezia, con dei montepremi sicuramente migliori rispetto ai nostri. Filippo, come funzionano i pagamenti in Svezia? Pagamenti in Svezia ed anche in Francia è un sistema purtroppo completamente diverso rispetto all'Italia. Innanzitutto in 15 giorni dopo il primo del mese hai i soldi dei cavalli che hanno corso il mese stesso. Sono due sistemi diversi, nel senso che la Francia ti arrivano direttamente sul conto che hai in Francia e poi puoi trasferirli subito sul tuo conto italiano se vuoi, e mentre in Svezia, diciamo detto in maniera proprio sintetica, c'è una gestisce tutto Svensk Transport, che sarebbe un po' il nostro MIPAF, e Svensk Transport fa in pratica una differenza tra le pensioni che devi pagare e i premi che hai guadagnato, e poi se sei in debito devi pagare, se sei in credito ti arrivano. È molto, diciamo, semplice, e burocraticamente ti permette di, appunto, se hai i cavalli che guadagnano, incassi e basta, e non devi stare appunto a pagare pensioni o altre cose. Arriviamo invece a parlare dell'Italia, Filippo. Voi avete dei cavalli, dei bei cavalli di punta anche qui in Italia, e io direi di fare per signorilità partire all'indietro, quindi da Tamouret, dagli anziani.
Sì, Tamouré, insomma, 9 anni, l'anno scorso dopo un infortunio è andata al mare e ha vinto per il 5° anno consecutivo a fila un gran premio, ha vinto a Monte Giorgio, quindi insomma avere una cavalla che per 5 anni a fila vince le classiche, ne ha vinte 10, è stata una gran bella soddisfazione e adesso siamo pronti a rientrare, abbiamo tentato qualche corsa in Francia e sapevamo che era dura, però le alternative qui dei gruppi 3 lei ne ha già fatte tanti, per cui valeva la pena farle. E adesso ci siamo e siamo pronti a tornare a combattere per tutta l'estate. E invece nei giovani? Nei giovani chiaramente l'ultimo prospetto interessante che l'ha dimostrato sia l'anno scorso che quest'anno a Firenze nel Giovanardi è Chucky Rock, che è un prospetto assolutamente di prima categoria e cerchiamo di centellinarlo giusto per il derby, che è quello l'obiettivo, e faremo le tappe avendo i parametri di tutti i gruppi 1, ovvero Napoli, Nazionale e Marangoni, per poi cercare di arrivare al derby al top. È un cavallo che insomma fa davvero ben sperare. Oltre a Chucky però ci sono altri cavalli. Sì, oltre a Chucky ci sono altri cavalli, c'è Calypso Rock che è una femmina in continua ascesa e anche con lei andiamo a fare un programma classico per le femmine. C'è Katrinelle che ha avuto un contrattempo ma l'anno scorso è pur ripiazzata classica, anche lei penso possa dire la sua per nei figli. E poi abbiamo 15 lettere D che si stanno muovendo davvero bene, di buona genealogia e ci fanno ben sperare per il futuro, oltre che appunto questi 4-5 cavalli con cui facciamo le classiche in Italia, non dimentichiamo appunto cavalli che le classiche le hanno vinte anche all'estero come Alcide, Barolo e Balsamine, per i quali abbiamo scelto per quest'anno il programma svedese. È per questo che io dico suon di rock, perché in ogni diciamo nazione c'è comunque un rock che emerge. Ma invece il rock del cuore di Filippo qual è? Qual è stata la tua vittoria più bella? Sicuramente penso che la vittoria, quella che mi ha dato più gioia, visto diciamo un insieme di cose, è quella di Royal Rock a Parigi, innanzitutto perché è stata la mia prima vittoria a Vincennes in un quinté, pagava 77, avevo un numero 17, 2000 metri con la macchina, insomma, estrema outsider. E poi insomma perché ero passato da un anno in professionisti a 23 anni vincere il primo quinté a Parigi, diciamo che quello che ho provato passando il palo, poi dopo neanche quando ho vinto successivamente il Gran Premio in Francia e in Italia l'ho provato, ecco, poi una cavalla del cuore, figlia di Philip Rock, per cui quella è stata forse la gioia più grande anche a livello diciamo di affezione insomma per la cavalla. Diciamo che voi Filippo siete stallonieri, allevatori, proprietari, gentleman, driver, ricoprite praticamente tutta proprio la fascia dell'Ippica. Penso che siete una delle poche famiglie, se non due o tre forse ce ne sono in Italia come voi. Sì, si è creato questo, abbiamo le fattrici da Truccone, si è creato questo diciamo questa catena molto positiva, lui alleva insieme alle sue e abbiamo fatto dei gran bei risultati anche certo. Con i suoi cavalli, perché Ramis Bar e Black Fresh Bar, inutile che li presentiamo, tutti li conosciamo, due cavalli di super prima categoria e per i quali tra l'altro anch'io ho vinto personalmente il primo gran premio con Ramis Bar in Francia e il mio primo gran premio in Italia con Black Flash, quindi sono stati domati e fatti da noi, allenati da noi, e per cui insomma lui alleva, poi dopo arrivano da noi a Trucazzano, abbiamo il centro nostro, il personale tutto gestito da noi, tutto sotto controllo, io sono lì ogni mattina, un altro mio zio anche lì tutto il giorno, e quindi avendo diciamo tutto sott'occhio e potendo dedicarci quotidianamente si fanno le cose fatte bene, ecco, oltre che negli anni aver creato, soprattutto a partire dalle genealogie, una qualità di base che poi ti può permettere di fare la differenza. Ecco. Avete un filo d'oro? Diciamo di sì, dai, speriamo di continuare. Ecco. Cosa sogni ancora a questo punto, visto che avete comunque, vi siete tolti le soddisfazioni dappertutto? C'è qualcosa che punti? Beh, sicuramente il sogno di tutti, penso sia di proprietari che di allenatori che di guidatori, in generale il derby. E non dico già quest'anno di vincerlo, però ho un cavallo che sicuramente mi fa ben sperare, appunto, che è Chucky e per il quale appunto cercheremo di fare un bel programma per cercare di arrivare a quell'appuntamento lì. Io dico sempre bisogna passare per tappe, no? Se non avessi ancora vinto personalmente certo. Da driver un gran premio te l'avrei detto quello, però diciamo che
qualche soddisfazione me la sono levata e adesso incomincio ad ambire a questi gruppi uno qui, che sono poi il massimo dei massimi, sia da proprietario che da allevatore, che vincerli anche personalmente da guidatore. Tu hai anche, diciamolo, avete un allenatore molto bravo che è Fausto Barelli. Sì. Professionista molto serio e preparato. Sì, è professionista serio, è presente ogni mattina e è una persona per bene. Avevamo un rapporto con lui già da tanti anni, e per cui io penso che insomma, quando si ha una persona che può essere a disposizione ogni mattina, e avendo anche la fortuna, come il nostro sistema, di essere concentrato esclusivamente sull'allenamento la mattina, senza avere in mente null'altro, è molto importante, per cui insomma il frutto dei risultati è anche grazie a lui, ecco. Grazie Filippo. Grazie a voi, grazie. Retta di arrivo con Royal Rock che va all'attacco di Olympia Gold. Royal Rock che passa su Olympia Gold. Royal Rock vince. Royal Rock alla grandissima. Che corsa di Royal Rock. Filippo Rocca per Lucio Becchetti e la scuderia Sant'Eusebio. L'esultanza per una prestazione veramente fantastica di Royal Rock.